Il recupero della prima giornata della fase a gironi dell'edizione Magna Grecia dei tornei Skies, stiamo parlando chiaramente della fase del campionato olimpico, si trovano di fronte i new team di Capitan Strino e il Real Napoli di mister capitano Alessandro Gandolfo. Questa partita serve ai Real Napoli a pareggiare il numero di partite che possono disputare durante la fase di ritorno, visto che la squadra in questione ha esordito a torneo in corso. Le due squadre si sono già incontrate lunedì nella prima giornata di ritorno, quindi la 12ª settimana di campionato. Intanto bella la giocata dell'attaccante in viola dei new team. Dicevo che la squadra appunto dei new team ha poi vinto, se non sbaglio, per 6-2 contro Ferrara e Company. Buona. Tanto intercettazione fallosa da parte di un giocatore del Real Napoli. Proseguiamo, iniziamo con le formazioni. C'è Alfonso Impagliazzo in porta in prestito dai Monkeys. Poi ci sono appunto Strino che ora è sul pallone. Poi c'è fratello, vuoi un attimo, mi vuoi ricordare i tuoi cognomi, i cognomi loro? Allora, Strino me lo ricordo, lui Pinto. Pinto è l'altro? Che è Maglia Viola. Maglia Viola come si chiama? Eboli. Eboli e chissà da casa Samuel. Ok, Palladino. Mentre in panchina ci sono tu e? E come ti chiami? Pollito. Invece per il Real Napoli, che ci sono tanti giocatori di cui non conosco ma non sono nuovi, allora oltre a mister Gandolfo e, in panchina, poi c'è il buon Pompilio tra i pali, poi c'è Maraucci, Gabriele Ferrara, buona, il sinistro bravo, Paghi. Di Paghi, il cognome qual è? Vigniti e l'altro? Pugillo, ok, sono quei nuovi, ok. Poi c'è Gianluca Ferrara Gabriele e Perrella in panchina a completare i titolari. Eboli 1-0. Ha segnato la new team dopo 2 minuti e 30. Cambia il risultato, un fendente imparabile da parte del portiere della squadra di Ferrara. Ci prova Pugillo dalla distanza. Pinto riceve da Impagliazzo il lancio lungo in avanti, non para il portiere della squadra di Ferrara. Ligniti alla battuta del fallo laterale, protesta di Eboli, poi Ferrara allarga per Pugillo, movimento di Ligniti che però non va a buon fine questo passaggio. Impagliazzo fa solo la sfera. Strino non riesce il passaggio a Palladino, quindi c'è la rimessa laterale sbagliata da parte della new team, quindi si è ripresa con il fallo laterale per la squadra di Strino, che però perde palla, avanza Pugillo, pallone in mezzo a Maraucci, quindi Pugillo è adesso alto sopra la traversa. C'è stata la deviazione di Impagliazzo, quindi c'è il calcio d'angolo. Destro alto di Maraucci, quindi rimessa dal fondo per la new team, fermato qui Pinto da Pugillo, fallosamente dice l'arbitro, calcio di punizione quindi per la squadra di Strino, che opera i cambi. È entrato Polito ed è uscito Strino. Eboli, proprio Polito ci prova col sinistro, murato il tiro da Maraucci, poi Ligniti, tiro velleitario. Polito, Impagliazzo, male qui la difesa della new team e pareggia i conti. Maraucci 1-1.
Palleggio sofisticato qui per la squadra in blu. E i verdi ne hanno approfittato. Eboli ci prova dalla distanza. Bel tiro di Eboli. Eboli è insomma, attaccante importante tra le file della squadra di Strino. Pompilio di petto a domestica Maraucci per Ferrara che sbaglia il controllo. Quindi Eboli! Pompilio ancora rinvio lungo. Ligniti, buona qui la difesa del numero 5. Commette fallo, dice l'arbitro. Calcio di punizione per il Real Napoli. Vaghi! Vaghi! Destro al lato dal calcio di punizione. Bello qui l'intervento di Pugillo, ma che bello il lancio per Polito. Si fa vedere Pinto, pallone per lui, Eboli era distante, poco, poteva essere servito. Dietro! Pallone in area, sbagliano però la conclusione, la squadra in blu recupera Eboli. Buono il tacco di Polito. Quindi Pompilio, passaggio a Pugillo, il destro alto. Siamo al settimo, 1-1 il punteggio, partita equilibrata, risultato giusto. Eboli che sta giocando più arretrato con l'ingresso di Polito. Ci sono i cambi, intanto esce Gabriele Ferrara ed esce anche l'autore del gol Maraucci ed entrano Perrella e Gianluca Ferrara. Pompilio, Perrella avanza, poi Ligniti viene fermato senza fare fallo dal numero 5 Pinto, però ci sono le proteste da parte dei difensori della New Team perché loro detta il pallone non è stato toccato da loro, quindi fallo laterale che assomiglia molto a un calcio d'angolo battuto corto e male, e prende palla il portiere in pagliazzo con un ciuffo veramente improponibile. Ligniti, il sinistro, respinge in qualche modo in pagliazzo, poi prende palla Eboli contrastato da Ferrara e poi da Perrella che allontana per ultimo. Devi chiudere la porta però se entri. Va là a chiudere. La corsa la sta porta aperta. Entra Strino, sta per entrare Strino ed esce Pinto. Quante registrazioni sono? Curiosità. Già siamo a 10 minuti, che vola la partita. Domande strane di Pinto. Poi c'è impagliazzo, pallone a Deboli. Pallone per Polito che fa 2-1. Ferrara
Ligniti dalla distanza, in pagliazzo, come se fosse un giocatore di pallavolo, fa un bagger, stoppa il pallone. Palleggiano dalle retrovie rischiando moltissimo. E Ligniti non ne approfitta per po'. Strino, Palladino, calcio lungo in avanti a cercare Eboli, il pallonetto per un soffio non infila Pompilio. Gianluca Ferrara recupera Strino, allontana Pugillo, quindi in pagliazzo si fa vedere e riceve Polito. Gioco di gambe, ancora in pagliazzo. Si avvicina Eboli. Polito. Palladino, buono l'anticipo di Perrella, commette fallo però, a detta dell'arbitro. Calcio di punizione per la New Team. Uno sulla palla, uno sulla palla, uno sulla palla. Ma fai allora, ma su destro. Vai dai, sta. Che brutto schema, ragazzi. Eboli il destro dalla distanza. Vuoi fare un commento su questo schema? Arriva di battere pessimo. Tenopere e Pedagna. Chi? Chi si batte se funziona? Chi Tenopere e Pedagna? Palladino. Palladino. Guarda una freddezza rinzaglio. Brutte offese. Questa è una bella cosa. Polito si lamenta e rischia anche l'ammonizione, anche sollecitata dalla panchina del Real Napoli. E c'è anche il rischio tiro libero per i New Team, perché sono a 4 falli. Quindi Perrella, Ferrara, avanza Perrella ma si schianta nella difesa avversaria, poi allontana Pugillo. Pinto, chiedo scusa, Polito. All'indietro per Impagliazzo. Pressing altissimo di Ligniti. Impagliazzo larga a destra per Strino. Di spalla, credo, Pugillo. Allontana il pallone. Da Eboli a Strino. Il destro alto, di poco, va detto, sopra la traversa del numero 26. Il portiere del Real Napoli. Bravo Eboli in anticipo, bravo Ferrara che recupera palla su Ligniti. E poi c'è un tocco falloso quindi Perrella, quindi calcio di punizione in seconda, quindi non cumulabile ai fini del tiro libero. Già battuto il calcio di punizione, bella la giocata di Polito che dal calcio d'angolo prova a servire Strino che la mantiene in campo in qualche modo. Ferrara poi, pallone che finisce ad Impagliazzo, poi Ferrara recupera. Bravo Ferrara che si fa sempre notare. Ah no, ma non è Ferrara, è Polito, lui è Ferrara, ho visto male, non ho detto male comunque, perché comunque si fa notare. Ligniti prende palla, c'è largo Pugillo, Ligniti lo serve male ed in ritardo, un po' in ombra Ligniti. Poi c'è Palladino che si lamenta con la panchina, poi Strino, poi ci sono anche le parolacce ai danni di Palladino, molto male qui. Poi c'è anche un fallo stavolta ai danni di Eboli. Attenzione, qua ci sono delle spiegazioni un po'. Attenzione. Ma perché questa cosa? Sono tutti piccoli. Perché Pepolito vuole fare questa cosa? Vabbè, ci fermiamo un attimo, dai, sono un po' nervoso. Ricomincia la ripresa dopo aver sedato qualche battibecco tra le due squadre. Eboli prova probabilmente il tiro, vista anche la formazione della barriera che sono in due uomini. Eboli, potente ma impreciso,
entrano sia Ferrara sia Maraucci ed escono Gianluca Ferrara e Pugillo. Vero? Pugillo lì dietro ha fatto bene. Mister, io non l'avrei fatto uscire. Fatto bene, fatto bene. Lo so che ha fatto bene. Andiamo a girare un po' così. Intanto è uscito anche Eboli ed è rientrato Pinto. Strino. Il calcio lungo in avanti, fermato da Ferrara. Poi buono il passaggio per Maraucci che sbaglia. Sbaglia. Però dovete stare seduti. Anche a terra devi stare seduto. Si confondono Pinto, si confondono Polito e Palladino. Polito. C'è largo Strino, passaggio per lui, il controllo del capitano, il passaggio in mezzo, azione sprecata. Palladino non ci arriva. Ferrara, il lancio lungo in avanti di sinistro, bravo di testa. Perrella, il palleggio di Maraucci che poi va a commettere anche fallo, calcio di punizione. Entrambe le squadre sono a 5 falli, a 4 falli. Vieni, vieni, Mara, Mara, vieni un passo ancora, grazie. Vieni, Lappia, Luca. Vincenzo. Gabriele, Gabriele. Lappia. Invece, entra. Ciao, Strino. Pinto. Strino. Squadre probabilmente un po' più attente, visto che... Bello! Bellissimo il tiro di Polito. Squadre, dicevo, forse un po' più attente ora che sanno rischiando il tiro libero. Perrella avanza, palla al piede, il pallonetto alto! Eboli! Fratello, mettiti più vicino alla panchina, abbi pazienza. Pinto! Scatta Palladino, passaggio all'indietro per Impagliazzo. Pressing alto di Ferrara su Polito, poi Impagliazzo, il sinistro a cercare Palladino, il controllo, esce Pompilio e serve Maraucci di prima a cercare Ligniti, recupera Strino che poi si rifugia in Impagliazzo. Bello il passaggio, è bellissimo anche lo stop di Palladino. Occhio a Ferrara alle spalle che, attenzione, vai, vai, vai. Con i pugni Palladino, chiedo scusa, Pompilio. Palla non facile per Impagliazzo che però si disinnesca bene il pericolo. Maraucci, largo il destro esterno della rete. Bravo Pollito, però si ritrova il pallone tra i piedi sul tiro di Palladino e si arrabbia Pollito tantissimo. Pinto, bravissimo Ligniti che in scivolata deve in fallo laterale. Cioè gli ultimi cambi, esce Palladino ed entra Eboli. Impagliazzo. Pallone per Eboli, il passaggio per Polito, ottima la difesa di Ferrara. E poi il destro di Pinto, deviazione di Perrella, calcio d'angolo. Ah, Strino non riesce nel tiro, poi Maraucci ci prova, insomma. Pinto, Strino, Eboli,
strettissimi New Team. Avanza Strino, pallone che però finisce a Perrella. Occhio a Maraucci che si perde il pallone. Strino, il tacco è Pompilio, passaggio a Maraucci fermato da Pinto. Esce uno stanco Ferrara ed entra Pugillo. Pallone facile qui per la difesa dei New Team che avanza con Polito, si smarca il numero 5 Pinto, però Polito la mette in rete per il 3-1. Tanto esce Liniti ed entra Ferrara, mentre continuiamo ad inquadrare l'esultanza della squadra di Capitan Strino. Ferrara, Pugillo sulla corsa per Ferrara, quindi Ferrara, Pugillo è il destro al lato della porta di Impagliazzo, che ora con le mani si appresta al passaggio corto a cercare Pinto, quindi Eboli avanza e c'è il fallo, quindi tiro libero per il New Team. Dovrebbe battere Eboli. E Boli il palo! Non ho capito. Aspettate un po'. Non posso. Stop. Qualsiasi cosa me la dici. Gentilmente, te lo chiedo con il cuore perché sei una brava persona e voglio evitare di fare tanti casini. La fa stare un po' così. Lo so, ma sono tutti piccoli e non li posso prendere. Sì, sono piccoli e batto, però. Quella è un'altra cosa. Qui non posso mettere. Io sto venendo da te. Ho capito. Ti sto chiedendo un piacere. Ho capito. Se puoi evitare questa cosa, ti sono grato perché sono una brava persona. Se non puoi evitare, grazie per il sincero Buddha. Grazie per il mondo, grazie di te. Stiamo calmi. Ho primo tempo li faccio uscire. Non ti preoccupare. Chi stanno. Primo tempo li faccio uscire. Mi sembra giusto. Non ti preoccupare. Maraucci, allora intanto c'è stato un altro tentativo di tiro libero di Eboli, però calciato al lato sinistro alle stelle di Polito. Tranquillo. Perrella, Ferrara, buono il passaggio per Maraucci, buona l'uscita di Bagliazzo, buono anche il tentativo di Ferrara che però allontana il pallone fuori, quindi Polito, Pinto, Eboli, fermato alto da Pugillo che guadagna in fase d'attacco anche un fallo laterale e guadagna anche metri di distanza, cioè un braccio di Eboli, ovviamente non sanzionato dall'arbitro perché è non attaccato al corpo, ma di più, occhio a Polito contro! Pompilio che smanaccia il pallonetto e poi Perrella allontana la sfera. Finisce il primo tempo e ci vediamo dopo. Ricomincia la partita, comincia il secondo tempo con questo gollonzo di Maraucci, causa di una bruttissima bruttissimo tentativo di parata di Pagliazzo. E punteggio che cambia subito. A pochi secondi dalla ripresa il gol di svantaggio è appena 1 per il Real Napoli. Eboli prova a rimetterla su un piano di più ampio vantaggio, ma il portiere la devia in fallo laterale. Non ho capito. No, ha detto gratuito proprio. No, niente.
Strino, bello il passaggio per Pinto. Avanza Pinto, buona la scivolata di Ferrara in fallo laterale. Strino, buono qui il tacco per Pinto, tunnel ai danni di Ferrara, bravo Pompilio che la mantiene in campo. Lignite, attenzione che si è fatto male forse Pinto. Pinto mantiene il possesso, passaggio ad Eboli, ancora Eboli che combatte. Strino, destro a lato. Maraucci, destro, alto. Eboli allontana soltanto che basta Ferrara, quindi Palladino alle stelle il destro, ah, no, lo va a pagare. Non basta che ci sono 10 mai imbagliati, che gli ho figli lo proprietario del campo, mo prima quando ci viene a custare. Pinto, Strino, impagliazzo, anticipo di Pugillo, Real Napoli che sembra essere più in palla in questo secondo tempo. Eboli, tiro velletario, la calcia fuori, Maraucci non riesce nel passaggio di prima, quindi diventa uno stop, poi passaggio anticipato da Strino, poi c'è la deviazione di Maraucci. Ligniti, Strino, buono il controllo, passaggio a cercare Eboli che prova una sorta di stop a seguire un po' impegnativo come idea. Pompilio, Maraucci prova a sfilare via la marcatura di Strino, ci riesce ma c'è però la chiusura di Impagliazzo, quindi Strino ci prova sul palo, bravo Pompilio che si dimostra ancora un portiere di razza. Strino alto, Maraucci non riesce l'apertura di prima, fallo laterale. Ligniti, chiusura di Palladino in fallo laterale. Uno, due, Ligniti, Maraucci, bello il destro, buona parata di Impagliazzo. Ho fatto uno, quando l'ha toccato sono partito con due. Allontana ancora Impagliazzo, ancora in fallo laterale, tanto chiacchierano due capitani sulle sorti della propria squadra. Cross di Ligniti, Impagliazzo, buona l'uscita, occhio a Eboli in velocità, prova a superare Perrella, Perrella immobile ed Eboli sbaglia il controllo. Siamo al quinto del secondo tempo, 3-2 per la New Team, ma il Real Napoli sta macinando metri. Ligniti prova da fuori, esce Capitan Strino ed entra Polito. Però mi sembra di capire meglio rispetto alla partita d'andata, diciamo, di quella di qualche giorno fa. Poche parole di Mister Gandolfo. Thank you.
Sì, quando organizzo sì. Eboli. Passaggio per Polito, la finta, Liniti da terra, bravo Pugillo, bravo Pugillo, bravissimo Pinto, occhio a Liniti, ancora Pinto, ancora Liniti, 3 contro 2, Liniti commette fallo Polito, chiaramente fallo, calcio di punizione e si arrabbia Gandolfo perché c'erano Maraucci e Pugillo larghi e potevano essere serviti. Strino, come fai? Ma tu per fuori, oh, dai! Ma si è finito a fare il carro dalla rallentatura. Anche le meglio. I vostri sono i nostri rallentatori, i vostri sono buoni. No, mica sono nostri. Dai, dai, vai lì. Passavo parlando con il commentatore. Io ho risposto a commento. E vabbè, ma se tu riesci a fallare al rallentatore, allora, è normale che poi la panchina. Non vieni vicino a me a parlare della squadra di gara. Ragione, ti brucia, dai. Dai. Liniti, sinistro, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Avrebbe dovuto passarla Liniti, Ferrari. Oh, donna, non glielo dare! Una a destra e una a sinistra, liberi. Dietro! È stato egoista, si è pigliato fallo, doveva passare. È pure un fallo che sei, pure tu fuori. Ah, quindi ammetti quello che ha detto il capo. No, quindi è stato furbo l'inizio. No, hai detto che sei tu fuori, sei tu fuori. È tu fuori, è stato bravo. È stato bravo. È in una posizione di sicuro. È la centrale. Pugillo, bravo, il passaggio per Liniti che si fa male sul tiro, però ha tirato, dovrebbe essere vantaggio, ha detto l'arbitro, ma... Angolo non è, ma è vero, angolo non è, vista così, angolo non è, ma è vero. Liniti ha calciato, quindi non dovrebbe essere fallo, però vediamo un attimo cosa dice l'arbitro. Quindi dice che calcio d'angolo per il Real Napoli. Andò! Ma no, va. Maraucci di testa per il alto. Il tentativo del difensore dei Verdi. Ma una serie maglie, c'avevamo di nuovo una serie maglie tutte qua. No, è gialla ragazzi. Uno, due, vediamo chi calcia. Pugillo, passaggio per Liniti che però si fa chiudere da due marcatori. Voi, come siamo adesso? Voi forse superate, arrivate secondi se mi ricordo bene. Sei fate Popoliti, sei! Di testa Perrella, bravo! Perrella pericoloso sulle palle alte. Den Pagliazzo ha Pinto in velocità. Pinto, c'è il libero Polito e Pinto va a guadagnare fallo, ma avrebbe potuto passare a Polito che era praticamente libero sulla laterale. Esce Pinto e rientra Strino. Esce anche Liniti ed entra Gianluca Ferrara. Parata di Pompilio, cioè, abbastanza facile perché comunque aveva coperto la barriera. Strino, Maraucci, il 3-3, molto bene Maraucci che trova un bellissimo destro, doppietta per Maraucci, tutta nel secondo tempo, insomma si rifà dopo un primo tempo un po' in umbra. Eboli,
ma che qua? Evita Ferrara, ma non evita Maraucci e... Aspetta, 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 fallo rialzare, aspetta, si è fatto male. Ci fermiamo. Palladino Pilipolito. Tutto bene per Eboli. Partita combattuta. Attenzione, Maraucci si fa male. Oh, arbitro, si fa male Maraucci, attenzione. E ci fermiamo di nuovo. Allora, sta per ricominciare il match con purtroppo Maraucci che ha dovuto abbandonare la partita prima della fine per un infortunio alla caviglia. Al suo posto è entrato Gianluca Ferrara che sta facendo coppia in attacco con Ligniti, quindi era il Napoli che si schiera con un solo cambio. Maraucci va detto per il momento chiaramente migliore in campo, ovviamente. Merito dei due gol, Eboli fa il difensore al posto di metterla in rete. Occhio a Pompilio, bravo Polito che ruba palla, ma ha detto l'arbitro che ha fatto fallo. Calcio di punizione. Ligniti, pallonetto a cercare Perrella, bravo in proiezione offensiva. Ha tentato il fallo, ha tentato la punizione, bravo Ferrara, Gianluca Ferrara, che bella girata padre figlio, che bella azione tra i due, molto bene anche in Pagliazzo va detto. Polito, pressing altissimo di Eboli, passaggio a Ligniti, sinistro, il Pagliazzo opera di nuovo 4-3, ribalta il risultato Real Napoli. Partita che non è finita. Strino, Palladino in scivolata, pallone per Polito. Occhio alla chiusura di Gianluca Ferrara che lo porta fuori. Eboli piazzato 4-4! Il pareggio della Rio Team! Vai, 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 4-4! Eboli, 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 Eboli! Ferrara, Perrella la lascia uscire, non mantiene il pallone in campo. Ci sono i cambi, esce Eboli ed entra Pinto. Strino in Pagliazzo che ha due gol sulla coscienza, grandi così. Vai, 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 vai. Attenzione a Ligniti che stava facendo un guaio. Oh, ce n'è due per squadra. Ligniti di testa, strino di ginocchio, Pinto di prima, petto di Ligniti, fallo laterale per il New Team. Strino, chiusura di Ferrara in fallo laterale per la squadra in verde. Spinge, rimani là. Maria, guardalo. Due, bravo. Ligniti, bravo qui troppo veloce la partita, non riesco a fare una buona telecronaca. Ferrara, Pompilio, calcio avanti di testa Perrella, fallo in attacco dice l'arbitro, calcio di punizione per la squadra della New Team.
Buonanotte. Arete, ode. Pinto. Scatto. Doppio vantaggio, c'è il calcio di punizione. Eboli una furia in panchina. Pinto il destro sulla barriera, ancora Pinto di testa. Ligniti prova a calciare lontano il pallone che non tocca la recinzione superiore. C'è un fischio. Occhio a Perrella. Entrambi ragazzi, sono toccati entrambi. Dice l'arbitro. Aspetta che si alza. Fallo laterale. Per i Verdi. Uno. Strino di ginocchio. Dai, dai, Gissi! Non c'è fallo, dice l'arbitro. Ancora! Vai, vai! Vale! Bruttissima scivolata! Arbitro! Non è proprio permesso la scivolata! Calcio di punizione per il Real Napoli! Pennella! 5-4! Ancora ribaltano il risultato Real Napoli! Buona, Chicco! Esce Palladino e rientra Eboli. Strino. Polito, Impagliazzo, tocca per ultimo credo Pompilio, Polito, Strino, bravo Ferrara and then fallo laterale, Polito, Eboli, si gira, chiusura di Perrella e poi Ferrara, figlio per Ferrara, padre, il sinistro Impagliazzo, smanaccia. E poi calcia in avanti, toccando la recinzione superiore. Fallo laterale. C'è un cambio. Per il Real Napoli entra Pugillo ed entra Gianluca Ferrara. Ligniti. Polito. Oh, attenzione, Pugillo stava rischiando l'autorete. Bello il riflesso di Pompilio. E quindi c'è un fischio dell'arbitro. Credo vada ribattuto il calcio d'angolo. E io mi sono interrotto, non mi ricordo quanto manca. Strino, il sinistro murato da Pugillo. Dai, oh, calma! Ma perché loro danno supporto? Arbitro! Cambio! Arbitro! Arbitro! Esce Gianluca Ferrara ed esce Gabriele Ferrara. Entra il figlio, esce il padre. Pompilio, rinvio lungo. In qualche modo Strino che non la mantiene in campo. Vai, no, deve parlare l'arbitro, non devo parlare io. Una vista parla manco tu. Oggi capito, Non così tanto. Non così tanto. Vai, che ha già fatto? E l'ha già cacciata con Pugamba, da un mio mi. Ma Pugamba, mi chiomi. Se loro vanno sta fuori la panchina, vanno sta.
Polito lato! Gianluca! Dai! Non dormire! Perrella da lontano. Invece! Non innervosi! Non può tirarla! Polito! Va, bravo Ferrara! Voglio fallo, giustamente. Calcio di punizione battuto male, movimento va ribattuto. Napoli, quarto fallo, prossimo tiro libero quando vuoi. Strino. Evita il pressing di Ferrara. Strino è il destro a lato. Arbitro. Arbitro. Quanto manca? 2-2 recupero. Pugillo. Ligniti. Evita Strino. Prova ad evitare Polito, ma non riesce. Anche Ligniti molto bene. Eboli prova la girata, non riesce neanche lui. Di testa in pagliazzo. Ferrara, il destro, esce in pagliazzo. Bravo Perrella. Scivolata di Polito, quindi Ferrara il destro, bravo Impagliazzo, ancora Perrella il sinistro alto. Bravissimo Ferrara, spalla vai, spalla vabbè, eh. Quanto caccia, avanti! Hanno tutti paura! Eboli! Polito! Pinto! A lato, ragazzi! Pinto! Mangiato lei il gol della partita! Capito quanto manca! Oh, a chi sarebbe? Oh, oh sono giallo! Oh. Pompilio! Pagliazzo allontana. C'è una specie di leva. Vabbè, però Eboli è scivolato, Perrella anche lui. Pompilio, calcio lungo. Tiro libero per le speranze della New Team. Ovali va tu, mamma mia. Ovali va, sì, mamma mia. Batte in pagliazzo, che diciamo avrebbe la possibilità di rimediare ai due gol che hanno portato il Real Napoli a vincere la partita. In pagliazzo il sinistro gol, 5 pari. Ah, non è finita, avevo capito male. Intanto 5 pari ancora. Gol della New Team. Gabriele! Oh, 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 vai, vai, fallo. Ok. Ligniti prova dalla distanza. Fallo laterale ha deviato Pinto. Ferrara in pagliazzo avanza, pallone per Polito, traversa e c'è il triplice fischio. Volevo andare da Maraucci e ancora qui gli diamo la medaglia. Speriamo che non sia niente di grave. Intanto inquadriamo il campo, inquadriamo Perrella, autore di un bellissimo gol su colpo di testa. Inquadriamo anche l'uscita dei giocatori della New Team. Complimenti al Real Napoli comunque per aver portato comunque un punto importante a casa. Ci vediamo la settimana prossima.